Ciao amici di Hello Kitty! Oggi andremo a realizzare insieme ed in pochissimi passaggi questi fantastici personaggi di carta di Hello Kitty e dei suoi amici. In questo modo potremo far vivere ai nostri personaggi preferiti divertentissime avventure. Vediamo subito di cosa abbiamo bisogno per realizzarli. Template dei Paper Friends da stampare e colorare. Forbici dalla punta arrotondata. Taglierino. Colla stick. Iniziamo a creare la nostra amica Hello Kitty. Scarichiamo i file dal link presente nella descrizione di questo video e stampiamo le immagini su dei fogli di cartoncino bianco. Usando dei pennarelli colorati, andiamo a colorare i vari componenti delle figure. Con un pennarello di questo bellissimo colore rosso, coloriamo prima il fiocco e parte del vestito di Hello Kitty. Coloriamo anche il naso e con un pennarello di colore blu la parte restante del vestito. Adesso non ci resta che colorare anche tutti gli altri dettagli con dei pennarelli colorati. Con l'aiuto di un paio di forbici dalla punta arrotondata, ritagliamo i vari componenti che ci serviranno per realizzare il personaggio in carta di Hello Kitty. Dopo averli tagliati seguendo i contorni delle figure, possiamo assemblare ed incollare i vari pezzi. Iniziamo dalla testa di Hello Kitty. Con un taglierino, creiamo due piccoli tagli sul foglio, seguendo le due linee guida. Chiedete sempre aiuto ad un adulto per eseguire questo passaggio. Realizziamo delle pieghe lungo le linee tratteggiate. Adesso, mettiamo della colla stick lungo le linguette della figura ed assembliamo la testa. Facciamo la stessa cosa anche per realizzare il corpo di Hello Kitty. Con un taglierino creiamo le fessure necessarie per l'inserimento delle braccia e della coda. Mettiamo della colla stick lungo il bordo del componente ed assembliamo il pezzo in questo modo. Con delle forbici dalla punta arrotondata tagliamo la coda di Hello Kitty ed inseriamola nella fessura posteriore che abbiamo precedentemente creato. Allo stesso modo prendiamo le braccia ed inseriamole dal basso nelle due apposite fessure. Ed infine non ci resta che fissare la testa di Hello Kitty sul resto del corpo, inserendo le linguette di carta all'interno delle fessure che abbiamo creato sulla base della testa. Adesso invece creiamo il personaggio in carta di Kuromi. Stampiamo il modello su un foglio di cartoncino di colore bianco e coloriamo i vari dettagli con dei pennarelli colorati. Tagliamo con delle forbici tutti i vari componenti che ci serviranno per assemblare il personaggio. Con un taglierino tagliamo due piccole fessure sul modello. Ci serviranno per fissare la testa di Kuromi al resto del corpo. Con della colla stick possiamo quindi assemblare la testa. Adesso passiamo al corpo. Così come abbiamo fatto con il personaggio di Hello Kitty, creiamo le fessure necessarie per attaccare la coda e le braccia ed infine componiamo il corpo fissando le due estremità con della colla. Inseriamo le braccia che abbiamo precedentemente ritagliato all'interno delle fessure e blocchiamo il corpo alla testa inserendo le linguette all'interno. Adesso non ci resta che inserire la coda della nostra amica Kuromi ed ecco fatto! Hello Kitty e Kuromi sono impazienti di vivere nuove e divertentissime avventure in vostra compagnia. Perciò date anche voi libero sfogo alla creatività e realizzate seguendo questo tutorial i vostri personaggi di carta preferiti con cui poter giocare insieme ai vostri amici. Diventa anche tu un amico di Hello Kitty, iscriviti al canale e metti like. Alla prossima!